Ciao Sasha, Ciao. a inizio anno facciamo tanti buoni propositi. Quanto è importante partire con il passo giusto per riuscire a mantenerli? È fondamentale, perché non abbiamo solo tanti buoni propositi a Capodanno, abbiamo anche tantissime speranze. Una delle frasi che si sentono dire più spesso l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno è "Speriamo che sia un anno migliore". Ma questa non può essere solo una speranza, non possiamo sempre solo dipendere dalle circostanze, dal destino, dal clima, dai politici, dall'economia. Noi possiamo renderlo un anno migliore, noi possiamo realizzare tutto quello che vogliamo nel nuovo anno, tutti i buoni propositi, i nostri desideri, i nostri sogni nel cassetto. E questo è proprio lo scopo di questo corso. Come fare? Come fare innanzitutto per capire e per ricordarci sempre quanto potere noi abbiamo di creare la nostra realtà. E poi vedere proprio come fare. Abbiamo tantissime tecniche che ci vengono dal mondo dello yoga, abbiamo anche tanti esercizi creativi che possiamo fare insieme e che faremo insieme in questo corso. Con questo corso posso fare chiarezza su quello che voglio realmente? Certamente, certo, è proprio lo scopo del corso. Cominceremo col fare chiarezza sulla nostra meta. Che cosa veramente vuoi realizzare quest'anno? Non sempre ci poniamo questo obiettivo, spesso diciamo quello che non vogliamo più. Non voglio più stare male, non voglio più avere pochi soldi, ma che cosa vuoi veramente raggiungere? Che cosa vuoi che sia il dono di questo anno? Quindi partiremo da lì. E poi vedremo come manifestarlo. E come faccio a capire che quello che voglio è la cosa giusta? Questo si può, so che è sempre un grande punto di domanda, no? Ma se poi i miei desideri in realtà non mi portano nella direzione che voglio, e se mi sbaglio, e se magari sono dannosi per gli altri o per me stesso? Esistono dei metodi che ci ha insegnato appunto il grande maestro Paramahansa Yogananda e anche tantissimi altri maestri spirituali. Hanno a che fare con il contattare la nostra supercoscienza, che è quella parte di noi che ha sempre tutte le risposte, che conosce, che dimora nella verità. E quindi noi partiremo in tutto il nostro lavoro che faremo insieme, un lavoro gioioso, non un lavoro faticoso ovviamente, partiremo sempre dal contatto con questa nostra realtà interiore per attingere le risposte che veramente ci porteranno a creare un 2017 veramente migliore, come noi lo desideriamo, come la nostra anima lo desidera. Quindi vi aspetto, è sempre un'avventura bellissima, gioiosa, molto divertente anche, è un lavoro che faremo in gruppo, ma anche un lavoro molto molto individuale, perché ognuno andrà proprio nel profondo del proprio sé, a scoprire che cosa voglio, che cosa posso manifestare e quali sono gli ostacoli che voglio superare e come posso fare per superarli. Quindi vi aspetto con gioia il 1° gennaio per cominciare l'anno veramente con i passi giusti. A presto!